Buongiorno, un saluto agli amici dell'altro giornale Channel e benvenuti all'Arte dentro di te. Oggi abbiamo come ospite una grande scultrice che io apprezzo tantissimo, Sabrina Ferrari. Buongiorno Sabrina. Ciao Mara. Ecco, anche a te rivolgo la solita domanda. Cos'è l'arte dentro di te? L'arte dentro di me è una compagna fedele che mi segue ovunque io vada, mi segue dappertutto. Sì, attraverso l'arte io proprio elaboro tutto quello che mi capita nel quotidiano. È una valvola di sfogo, direi. Proprio un'amica fedele l'arte per me. Qualcosa che ti accompagna sempre e attraverso la quale tu ti esprimi, vero? Sì. Perché per te è importante, come per tutti gli artisti, manifestare in maniera concreta ciò che nasce nel proprio animo. È Com'è una nata necessità. questa, com'è nata questa tua passione per la scultura? Oddio, diciamo che è nata all'inizio proprio una passione per l'arte, fin da bambina, da sempre. Però poi ho sempre avuto quel desiderio di, mi sono sempre sentita limitata nella pittura, volevo andare oltre e avevo proprio necessità di trovare proprio il 3D, di entrare proprio nella terza dimensione, poter toccare, sono molto forse anche fisica, poi tanta energia da Da sfogare. Sì, scaricare. da scaricare. E allora la scultura è gestuale, molto gestuale, e mi permette proprio di poter toccare, girare intorno a quello che faccio, che sia di piccole dimensioni o più grandi. E già dal liceo artistico ho proprio preso la strada della scultura e ho scelto l'indirizzo di scultura poi all'Accademia delle Arti e da lì è stato tutto un proseguo, seguendo la Certo. scultura del mio animo. Sì. Quindi la tua è un'esperienza tridimensionale, Sì. deve proprio avere le tre dimensioni e Sì, poi uso il anche disegno, un'esperienza tattile. uso il disegno, ma di getto proprio per impressionare l'idea, ma sempre col fine di arrivare alla terza dimensione, sempre. Quella tua è una scultura figurativa, però al tempo stesso non è reale, è molto elaborata, stilizzata, idealizzata. Sì, forse proprio noi italiani la culla della nostra cultura è a base classica, il figurativo c'è all'interno, però è personalizzato, cioè, ci sono io all'interno delle mie opere, c'è cioè il mio modo proprio di vivere, di pensare, la mia energia, però la base figurativa c'è, sì. Sì, beh, certamente. E forse questa tua scultura, e poi tu hai un aspetto così bello, dolce, delicato, però rappresenti degli animali potenti, aggressivi, il toro, la tigre. Quindi dentro di te c'è una natura vulcanica ben diversa. Quando è che passi dalla figura alla scultura che rappresenta queste belve? Dipende proprio dallo stato d'animo. La mia scultura è in movimento, perciò anche nelle figure femminili, nelle danze, figure circensi, il movimento è sempre alla base. Mi piace proprio esprimere il movimento, perché credo che sia superata proprio la scultura statica. La scultura deve muoversi. Però seguo sempre il mio stato d'animo, io ho sempre più di un'opera in lavorazione perché devo fare quello che sento in quel momento. Ah, la scultura ha i suoi tempi, perciò non posso proprio completare un'opera magari proprio nel momento di quel stato d'animo, allora ho più opere sempre in lavoro, sempre sì. Ma gli animali, io penso proprio che siano l'anello di congiunzione tra noi esseri umani e la natura stessa. Io vivo in campagna,
e dopo per una relazione intima con la natura. E attraverso gli animali, no, è anche proprio la cosa più bella, è che uno attraverso l'arte può proprio immedesimarsi in qualsiasi cosa, non so, attraverso un leone posso ruggire, un volatile mi sembra di volare, puoi proprio esternare lo stato d'animo attraverso, più con gli animali mi sento libera di esprimere il mio stato d'animo. Poi facendo scultura elaboro proprio tutto quello che sento, quello che immagazzino nel mio vissuto. Ed è tutto, come dicevo prima, proprio uno sfogo di energia e di bisogno proprio di... ci si sente liberi attraverso l'arte, che sia pittura o scultura, nel mio caso attraverso la scultura. Ecco, hai detto un concetto molto bello e interessante, che attraverso l'arte uno si può immedesimare in qualsiasi cosa e sentirsi qualsiasi cosa. Guarda, Una questo è un studiosa. concetto molto bello e giusto, giusto, veramente. Una Ecco, la studiosa. scultura è bellissima, tutta la scultura, poi come tecnica. Materiali così, bronzo principalmente. Ma il bronzo, a parte mi ha affascinato dalla prima volta che sono Giusto? andata in una fonderia. Oppure hai altri materiali? Uso anche l'acciaio Corten abbinato al bronzo, ma il L'acciaio, sì. bronzo mi permette proprio di dare il movimento di cui parlavo prima, perché è un materiale particolarmente resistente ed elastico. Io uso punti d'appoggio molto piccoli per poter rendere le mie opere in movimento, perché non so, quando io magari faccio un disegno, uno schizzo di una figura che voglio rappresentare, la voglio, come dicevo, la voglio vedere libera di muoversi e perciò necessito di punti d'appoggio molto piccoli, molto ristretti, e il bronzo ha questa capacità di resistenza e elasticità. Perciò è anche una necessità tecnica la mia, perché la scultura dà anche ci sono anche dei problemi tecnici nel realizzare la scultura, ma il Certo. bronzo mi ha sempre affascinato da quando ancora all'accademia, sì, con l'insegnante eravamo andati in una fonderia artistica e ho detto no, questo è il mio materiale, questo è il mio mondo, il mio regno. Sì. Che poi sicuramente anche una tecnica, una lavorazione laboriosa e più complessa che non un quadro, una pittura, perché ha vari step, ha vari momenti di lavorazione, si passa dal Dei disegno. appese, della sassus, della spesa, sì. Le bozze, la colatura, eccetera, come verrà fuori quando sarà rotto Passaggi. il guscio. Beh, insomma, io spero che magari in un'altra occasione ci vorrei spiegare un po' come avviene, come nasce una scultura, che sarebbe veramente interessante. Ecco, e tu sei un artista che espone in tutto il mondo, dall'America al Giappone. Quando ti L'Asia. chiamo, di fila sempre in giro qualche parte del mondo. Ecco, e dici qualcosa di questo, perché questo vuol dire avere anche non solo capacità artistiche, ma anche logistiche imprenditoriali. Non è semplice muoversi in questo modo. Diciamo che Raccontaci scegliere. qualcosa delle tue problematiche, qualcosa che ti è successo. Diciamo che scegliendo la scultura mi sono un po' complicata la vita, però questo è anche di grande stimolo. Sì, diciamo una sfida, fin dall'inizio è stata una sfida. Sì, è un problema, è complicata sia dalla progettazione, perché tu hai un'idea, però ci sono anche dei limiti tecnici di progettazione, realizzazione e anche logistici. E anche come spesa, perché insomma alla fine è anche un investimento di base che si fa, bisogna crederci e essere molto determinati, non arrendersi mai, ma è un'avventura meravigliosa, un'avventura meravigliosa. E più ostacoli si trovano, più ci si
si è stimolati ad andare avanti, a migliorarsi, poi si trovano anche tante persone che collaborano, perché alla fine tra i galleristi fanno la loro parte assolutamente, la fonderia artistica risolve magari anche tanti problemi di sicurezza per un'opera, perché insomma, specialmente anche per opere d'esterno, anche quelle, ma non solo, hanno anche delle problematiche di sicurezza e di non ci siano fragilità, perché poi si va a spedire in casse e via aerea, insomma, per le misure che faccio io, faccio spedizioni via aerea, e quando si va extraeuropea, insomma, le problematiche sono molte, Ah, ma certo, questo non immagino. frena, anzi, ci stimola a fare sempre di A più. fare. Qual è grande, l'opera più grande che hai fatto? Sarà sui intorno ai 5 metri. Papà, di bronzo, una Bronzo e bella acciaio, opera, in questo caso, sì. bronzo e acciaio, ecco. Quindi tu Sì. ami queste sfaccettature, queste possibilità che dà il metallo, che può essere lucido, opaco, Sì, è un gioco. ruvido, lì usi la luce per lavorare su queste superfici Sì, e crea creare questo gioco quel di cristallina movimento di cui parlavi circolare. prima. Si accentua anche questo gioco di chiaroscuri, accentua anche le tensioni muscolari, cosa che, a cui tengo perché le mie opere devono vivere di vita propria, avere una loro personalità. Ci sono io all'interno di ogni opera perché è così. Se io quando guardo le mie opere, è come se sfogliassi un album fotografico, come dei fotogrammi che in sequenza creano un video che è la mia vita, in continua evoluzione, insomma, il video come sono io in continua evoluzione. Certo. Però ogni opera deve avere vita propria e anche questi giochi di patine, di chiaro, scuri, lucidi, la luce vibra anche a seconda proprio delle fasce orarie del giorno o di luci insomma create artificiosamente, devono proprio farla vibrare. Cioè, io amo proprio la scultura, come parlo, che insomma La proprio la fai mia passione. vivere attraverso la luce, quindi. Sì, gioca un ruolo importantissimo la È luce, un sì. ruolo importante, certo, quindi non è una cosa così, una massa messa lì, ma è studiata e quando tu studi quello che farai dopo, pensi anche a come la luce cadrà su queste superfici e quali effetti farà. Sì, proprio, ed è uno studio proprio sulle linee, perché tendo a fare un'astrazione, perché come dicevo, alla radice c'è il figurativo, ma mi piace andare oltre. Mi piace andare oltre con una pulizia dei piani, un'astrazione, per fare esplodere le parti che per me sono più importanti in ogni opera. Non so, immagino la tigre. Le righe del mantello, le striature del mantello, o può essere un piumaggio io sono appassionata anche di animali notturni, pensavo anche io, gufo, il piumaggio che deve dare un po' la vibrazione dell'aria, del vento, queste piume che sono soffici, anche se il materiale, non posso usare un materiale soffice, il materiale non lo è, però dà l'idea, insomma, è un continuo giocare. È un Le gioco. tue sculture praticamente sono un ossimoro, cioè metti insieme due cose che sono diametralmente opposte. Tu vuoi rappresentare la leggerezza con una materia che è pesantezza, perché il metallo, quindi cerchi di far convivere due opposti, giusto? Ecco. Ma fra tutte le tue opere, qual è quella? Soggetto al quale tu sei più affezionata o nel quale ti riconosci di più. Che domanda difficile. È un po' sì, complesso questa volta perché ogni opera racconta una mia fase, un periodo, un mio momento. Però forse il toro
è l'animale che mi rappresenta di più. Dove mi, non ho mai finito di elaborare immagini, pose su questo animale, proprio la muscolatura lì mi cattura proprio questa forza, questa muscolatura possente, ma anche l'animale che è anche molto agile. Ecco, direi che quello che mi rappresenta di più è proprio il toro, che mi affascina di più. Poi anche i cavalli, la loro eleganza, il cavallo, qualsiasi movimento, dici wow. Ma poi ogni animale, beh, diciamo il toro in assoluto, ma ogni animale, quando ho l'idea di rappresentare un animale, vado un po' a vedere le caratteristiche, cioè ogni animale, forse rispetto, ecco, all'essere umano, è proprio quello che dicevo, si avvicina alla natura, proprio per tutte queste caratteristiche, proprio peculiarità che ha ogni animale rispetto ad un altro, mi affascinano particolarmente proprio gli animali, la loro istintività, la loro forza. Sì. Certo, ti rendi conto che tu in ogni opera cerchi sempre i due opposti? Anche nel toro, l'agilità e la forza. Sì, è vero, è vero. Adesso parlando con te, Mara, hai ragione, è vero. Come qui da Praticamente me, come altri animali, agganciandosi come ho fatto l'orso, però gli ho dato un movimento nel alla. passo. È vero, è vero. Esatto, sono i due aspetti della nostra psiche, l'io e l'es, quindi le due cose che combattono tra di loro e nelle quali noi dobbiamo trovare l'equilibrio. Vedi? Quindi la tua opera è molto complessa, non è solo bella, ma è complessa. Ecco. Poi Io nelle spero che il tuo. opere sì, elaboriamo proprio noi stessi ed è Certo. proprio, io dico sempre anche un'autoterapia, È vero, è vero. ci fa Ma l'arte è curare. terapia, Sì, è terapia, è sostegno, è assolutamente. tante cose, sicuramente. Ecco, io spero che magari potremo incontrarci anche un'altra volta e ci parlare proprio della tecnica, del disegno, ai vari manderemo delle foto dei momenti di lavorazione di una scultura, così Interessante. sarà molto interessante capire come poi si arriva all'opera finale. Certamente, sarà Ecco, un io ti piacere. ringrazio tantissimo, Sabrina, è stato veramente un piacere parlare con te, è stato molto interessante. Ecco, saluto tutti i Grazie, nostri ascoltatori e ci vediamo alla prossima e buona arte a tutti. Ciao Sabrina. grazie a te. Grazie, grazie. Ciao, ciao Mara, un saluto a tutti. Ciao. Ciao.